650 ragazzi di 6 istituti superiori napoletani dai 13 ai 16 anni hanno affollato questa mattina la Basilica di San Paolo Maggiore in Piazza San Gaetano per assistere ad una lezione particolare. In cattedra ci sono il sindaco Luigi De Magistris e Carlo Alemi, già presidente del Tribunale di Napoli, per discutere sui principi di legalità e giustizia sanciti dagli articoli 25 e 26 della Costituzione. La giornata è stata aperta dal ricordo di Giancarlo Siani, che come tante altre vittime di Camorra, ha ricordato Alemi, è stato lasciato solo. Da qui l'invito ribadito dal sindaco De Magistris a schierarsi e a non aver paura di denunciare. Essere mafioso non conviene, perché chi fa il camorrista va in galera o viene ammazzato. Che nella vita non sei felice se diventi il boss, se accumuli potere violando le regole, se sei una persona che accaparra denaro. Non è quella la strada. Ecco perché c'è bisogno, fin da piccolissimi, di capire quali sono i modelli a cui ispirarsi. L'iniziativa, intitolata Ricostituiamoci, è promossa dalle associazioni Chicco d'Amore e Centro Napoli e nasce per parlare ai giovani di una società ispirata ai valori di giustizia, legalità e del rispetto delle regole. L'incontro si è concluso con le domande di studenti e insegnanti. Ci sarà un giorno che le mafie saranno sconfitte? Questa è una domanda profonda, che è un misto di speranza e inquietudine. Ovviamente noi ci ispiriamo alla frase illuminante di Giovanni Falcone: le mafie sono un fatto umano, hanno avuto un'origine e avranno una fine. La fine chiaramente non è vicina per il livello di inquinamento delle mafie nelle istituzioni, quindi c'è tanto da lottare. Però sono incontri importanti, perché io vedo un'attenzione e una profondità nelle analisi, nelle domande, nelle riflessioni dei nostri giovani. Insomma, stanno molto avanti nella sensibilità della lotta alla mafia.